iniziamo? E se iniziassimo con C'era una volta? Quante storie avete sentito cominciare così? Facciamo qualcos'altro? Ah, ecco come si inizia un film! C'era una volta, in un bosco lontano, due bei bambini con le moto elettriche che stavano cercando un famoso salto. Alla ricerca del salto per il backflip! Questa è la storia di Toto e Ivo, dispersi nei boschi della giungla comasca, pronti a sacrificare la propria vita per cercare di compiere una delle missioni più rischiose e epiche della storia. Trovare il salto perfetto dove fare il backflip. Non vedo niente, Ivo! È ormai mesi che i due navigano senza meta alla ricerca del famoso salto del backflip. Quello lì cos'è? Un manicomio? Ma ogni giorno che passa, le speranze di trovarlo diminuiscono sempre di più. Io questo posto l'ho già visto. Il segnale. Tutto ciò che sono riusciti a scoprire in questi mesi è: sai dov'è il salto per fare il backflip con questa? E bisogna andare a Vertemate. Busto Arsizio. A Vertemate, ok. Sì, alla la terra di merda. Ma loro non si arrendono, sono tenaci, forti e non sanno che cos'è la paura. Impennano sui ponticelli, salgono salite con pendenze mai viste, evitano rovi, scappano da cani feroci finché finalmente trovano qualcuno che come loro era alla ricerca. Ci hanno detto che qui vicino c'è il salto per il backflip. Ah, non mi dispiace, non lo so. Non sa dov'è. Purtroppo ancora niente. Ci hanno detto che c'è il salto per fare il backflip con queste. C'è una stradina. No. Ah, ok. Aiutato, niente. Mi piace. Va bene, grazie. E ancora nulla. Ma proprio mentre ogni speranza sembrava ormai perduta, ecco che trovano l'indizio che cambierà le loro ricerche. Aspetta. Ma che storia? È un segnale. È un messaggio. Questo è un segnale, mi sa. È disvario. Terrazzo. Cassetta. Gabello. Formaggio. Ombrello blu. Cannucca. Finalmente hanno una meta, uno scopo. Tutti gli sforzi fatti per arrivare fino a qua finalmente sembrano trovare un senso. Cannucce. Non mollate, ragazzi, non mollate. Ah, guarda, è questa, è giusta. Aspetta, qui c'è un cartello. Ah, ma che c'è scritto? Francia Chinegge. Ormai i due sono veramente vicini, anche la natura gli invia dei segnali. Destra o sinistra? Di qua. Sicuro? Ah, hai ragione, di qua. Vero. Andiamo. Forse lo hanno trovato. Attenzione. Sembra bella ripida, Non è male se uno la shapea? Ma no, babbi, non vedete che siete vicini ad una strada? Non può andare bene come salto. Vi scoprirebbero subito. E come un'illuminazione, ecco apparire davanti ai loro occhi l'indizio decisivo. Ci hanno detto che c'è il salto per il backflip qua vicino. Tu sai dov'è? Io voi diretto? Dopo la destra, Brignano. Ah, ok. Se vado dritto a destra. Diretto. La rotonda alla sinistra, fino a Mornasco, la destra. Quindi rotonda a destra, dritto fino a Mornasco. Ci voleva tanto. Grazie. Vedi, aveva ragione, me l'aveva detto quello. Tina non è ma. No! Aspetta, guarda che c'era. No, c'era il punto, Era lui, mi sa. Sì, finalmente! Discesa salita? Prova a fare un giro, giusto che voglio vedere. Attenzione! Questo! Aspetta, fammi sentire! Aspetta, che devo annusare? Puzza proprio di backflip di Talaria. Raga, l'abbiamo trovata. La conca perfetta per fare backflip nel bosco. Non rende, ma l'uscita è già quasi verticale. E si atterra qui, ma vedete che il piano qua dietro non è per niente in bolla. Non ci rimane che armarci tanta voglia, tanta pazienza, ripulire il bosco, utilizzare quello che troviamo intorno per rifare rampa, atterraggio. Adesso andiamo a spalare. La sicurezza prima di tutto. Che poi alla fine per niente il tragitto te lo fai sempre due volte, perché se devi filmare da solo. Ma cazzo hai? Dov'è? Ti posso dire una cosa? È già due ore che cammino e mi sono rotto. Adesso inizio a correre. Perlomeno sono arrivato in poco tempo. Adesso vado a prendere gli attrezzi.
Comunque raga, ho fatto già abbastanza il coglione e mi sono anche fatto male. È stata una cosa assurdissima. Ho rischiato veramente la pelle a sto giro. Cioè non aveva senso quello che mi è appena successo. Non ve lo spiego in questo video, mi sa che ci farò un video dedicato. Adesso però devo spalare. Il primo step è creare un kick da questa mega discesa ripidissima. Il problema è che essendo molto alta, perché comunque qui sarò dal piano in basso, sarò quasi un 4 metri in alto, ed è molto ripida, non so come arrivare in quel punto lì per effettivamente spalare. Fortunatamente mi sono portato questa corda, magari può essere utilizzata da imbrago per calarsi giù, vedere se riesco a trovare un modo di stare appeso. Dobbiamo portare l'imbrago d'arrampicata. Che bella che è la terra però, raga. Allora guardate, da qui già ragazzi rende l'idea. L'altezza di questa conca potrebbe essere anche più alta di 4 metri su là. Il problema è che devo tirare su un po' di terra da qui. Andà cattivo, cattivo. Pigio, pigio. Vado. È un po' secchina la terra. Adesso la scimmia Ivo ci andrà a prendere l'acqua. Ok, e 2 decilitri l'abbiamo presi. E dopo svariate ore appesi come dei salami a fare il kick, adesso è lindo, profumato. È lunghissimo, eh? È veramente immenso. Non rende un cavolo, non riusciamo a trovare una prospettiva per far rendere effettivamente il kick. Adesso, siccome dobbiamo capire dove mettere l'atterraggio, Ivo adesso ci fa un piccolo test di lunghezza e poi ci tocca ammassare legna, perché a flippare qua, cioè stiamo... abbiamo fatto tutto. Capite che sbatta per fare un video? Un like almeno. Ci stiamo, fratelli. Ma quindi secondo te è flippabile o no? Devi entrare dentro deciso e farlo. Ma spinge? Più che altro perché la potenzialità ce l'ha. La cosa difficile rispetto a quando l'abbiamo fatto al park, vi ricordo appunto che noi abbiamo già flippato l'etalaria al park, e se non avete visto il video ve lo lascio qui in alto. Però lì hai la rampa che ti aiuta molto. La moto si comprime, si schiaccia e poi ti dà la spinta. Qui invece essendo lunghissima la rampa è come una lunga salita, e alla fine però devi riuscire a tirare. La salita è ripida. Abbiamo flippato una volta alla fine con l'etalaria, non è che siamo esperti. Quindi esatto, è ancora un po' ignoto questo mondo per noi. Dobbiamo costruire un atterraggio. Credo che faremo un landing circa alto un metrello se riusciamo. Timelapserò tutto, accumuliamo legni, riempiamo di terra e poi ci vediamo domani con il progetto finito, come dice Miki. Lui fa le montagne russe, è anche furbo, perché noi però lui butta giù il manichino così si salva. E c'è noi qui. E dai, non è che puoi buttare giù il manichino, che non può flippare il manichino, quindi dobbiamo farlo, punto. Mattinata del secondo giorno di lavori, produttivissima. Abbiamo fatto il landing in men che non si dica ed è venuto enorme. Adesso tocco finale, togliamo il picchetto all'altezza giusta. Ragazzi, ecco a voi il salto per il backflip per la talaria. Ci abbiamo messo pochissimo a costruire questo stepappone. Abbiamo trovato questa conca veramente immensa, 5 metri di altezza. Abbiamo un kick che fa paura da sotto, perché è Nitro Circus. Esatto. E poi abbiamo costruito sto landing che alla fine non mi aspettavo neanche di farlo così grosso. Io da progetto, da idea. Siamo messi qua con Ivo e Jack. Dietro una palla e l'altra abbiamo 1 metro di altezza di landing, che non è poco. E adesso raga, basta, è finito. Moto alla mano, andiamo a flippare. Provi te per primo? Lo sblocchi te? Oh! Minchia! Tocca a me! Bella Madonna! Bella Madonna! Pensavo fosse più grosso il salto, dovevamo farlo lì il landing, abbiamo sbagliato un po' le misure. Bisogna capire da dove accelerare.
secondo me si flippa easy, zio, ogni volta esco in flip. Porco, ho detto devo andare tranquillo, non troppo. Figa, è una merda, perché fai fatica a regolarti con la velocità, zio bello. Perché ho detto devo andare un pelo meno perché sono andato lungo, figa, Allora, un po' di salti di ambientazione abbiamo fatti. Non è enorme, è difficile capire la velocità perché la salita è molto lunga, quindi bisogna capire da dove dare i gas. Però a sto punto, raga, siamo qui e abbiamo detto che lo facevamo il flip. Siamo venuti fin qua, siamo venuti fin qua per vedere flippare Torqua. Ok raga, cuoricino batte a sto giro, Ho flippato, Ivo! Ho fatto flip drop! Allora, faccio un giro dritto ancora, Allora, mollo. Ok. Dai, è una bici, pensiamo che è una bici, vaffanculo. Ok, ce stiamo. Dai cazzo, bro. Dai cazzo! No, non gira! Oh, shit! Com'è? Non mi togli la moto, grazie. Sì, arrivo. Bene, ma non benissimo. Fermo, spengo. Ah, pesa. Ci sei? Ok. Allora, non spinge la rampa, Beh, mi hai proprio convinto a farlo. No, è che bisogna culare. Per bene. Ero lento e basso, forse. Sì, non eri grosso. Vedi che... Ma poi secondo me, zio, secondo me è più con la tua che con la mia. Zio, tu non mi stai ispirando. Mi hai fatto cagare addosso. Tra la tua potenza, Ivo, quando tu mani la tua scappa via, la mia non scappa via. Dai, riprovo. Dai, dai, che ce l'ho. Ok, la rampa così bisogna stare attenti perché non dà la spinta effettivamente forte perché è lunga. Ho tirato un pochino troppo presto rivedendo il video. Nel tirare il gas ha girato tutto il comando dell'acceleratore perché era appoggiato in fondo. Vabbè, dobbiamo rifarlo. Perché figa, vien su facile, ma lì figa non hai la potenza. Dai cazzo, porca puttana, adesso devo girare, vaffanculo. Arrivo in cima, fum, ce l'ho. Era tanto che non mi batteva così. Eccolo, eccolo. Oh shit. Porca puttana. E adesso? Un moto cazzi. Dai che è tuo cazzo. Dai Chicco cazzo, è tuo. Aspetta. Successo? Che ansia quando succedono queste cose così. Dai cazzo! Cazzo che palle, mi sono deconcentrato sotto, vaffanculo. Dai! Madonna! Dove cazzo sono andato? No, zio, easy. Ok, meno male. Puttana! Puttana, che cazzo! Gira o non gira? Non gira un gira. Io ci penso un attimo, aspetta. Questo è la mia ruota dietro atterrata nel terreno. Io mi farei ripagare dal signor Torquato perché ho lavorato, ma l'atterraggio per il flip non l'ho proprio usato. Esatto. Vedendo adesso come ha saltato lui, e per flippare un salto così in maniera tranquilla bisognava mettere l'atterraggio ancora 2 metri avanti circa. E diventava un saltone grosso che però si può fare solo se hai una talaria maxata. Con la mia non ci arrivo. Allora, questo video è stato una serie di sfortunati eventi. Raga, se adesso non lasciate un like solo per l'impegno e per le cartelle che abbiamo tirato, siete proprio degli struzzi.